anche a sbatti clandestini, malattie di sofferenza, a popoli in disequilibrio civile, a guerre, ci fa più che mai un insegnamento importantissimo per i ragazzi, sviluppare il criterio dell'amicizia, della fraternità, della pace. Ed ecco che questo semplice aereo, questi semplici pensieri diventeranno per un momento. Una simpatica conclusione. Adesso quindi prepariamoci al lancio degli aerei. Gli eventi sono messi in linea, ma sono riuniti come i centri olimpici che hanno rappresentato prima. E lei che segnale? Pronti con i flash? Via! Adesso andiamo a raccogliere e a leggere il pensiero di un altro amico, di un altro compagno, un altro modo di vedere, un altro modo di sentire, un altro modo di vivere. La sensibilità di uno e di tutti. Il senso del gruppo, il senso della squadra. Si era immaginato di fare questo momento. Credo che l'insegnante stia dicendo di chiudere la pila, spegnere le pile. Penso che il messaggio sia stato recepito. Pronti per il momento fatidico? 5 cerchi, 5 continenti, lo spirito olimpico, l'unione, e dai 5 cerchi un unico, immenso, incontenibile cerchio, simbolo di unione, simbolo di condivisione, simbolo di amicizia. Il cerchio fa fatica a costituirsi, ma ci siamo. Io spero che ci sia ancora parte di quella generazione che nelle serate estive andò a prendersi per mano con i bambini a giocare e ripeteva la canzone giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, ma tutti giù seduti per terra. E anche con quella filastrocca si andava a figurare gli stessi principi, gli stessi anagrammi che vivono tutt'oggi, seppur con formule diverse, più moderne, ma sempre con la stessa matrice. Ora il cerchio c'è, speriamo di vederlo girare, magari tutti presi per mano, così che valorizziamo le luci. L'unico errore di questa giornata è aver tolto il microfono all'insegnante proprio adesso. Signori genitori, questi sono quei fischietti che abbiamo tanto disturbato nelle precedenti serate. Serviva dare questo messaggio. E unitamente a questo messaggio, un grande arrivederci e un grande ringraziamento a tutte le splendide mamme e queste splendide signore che hanno contribuito a rendere questa serata veramente unica. Grazie per l'apporto che avete dato, grazie per il vostro entusiasmo che induce a pensare ad alimentare ancora altre cose sorprendenti
per i prossimi tempi.